Buonasera a tutti, alla Doccorono. Giustamente io stasera, che cosa devo fare? Il sorriso ve l'ho sempre donato e ve lo donerò sempre il sorriso. Il sorriso mio è come, che voglio dire, il cielo, che è grande, è immenso, giustamente. Il mio sorriso è immenso. Visto considerando che mi amate e come mi amate voi, mi amano anche gli esseri viventi di tutto il pianeta Terra. Anche gli animali mi amano, guardate. Ora la faccio vivere però questa cosa che vi farò vedere. Guardate che bella. È una rana. Guardate che colore. Guardate. È viva, si muove. Vedete? Si muove. È bella. Bella e generosa. Perché loro sono degli esseri viventi come lo siamo noi. Ora gli do la libertà, gli do anche un bacetto. Io la vorrei crescere, ma purtroppo c'ho il gatto. Se non avevo il gatto, la crescevo. Vi auguro una buonanotte, guardate com'è bella. Vi auguro una buonanotte a tutti e ci aggiorniamo domani come sempre. Buongiorno a tutti. Mi sto preparando per andare a vedere se trovo il fungo. Jessica è sempre con me, guardate. Magari la potevo portare appresso con me, Jessica. Vero papà? Ma voi con me? Questa capace poi se ne scappa, non si fa più prendere. È vero, no? Ma lei è brava, lei si fa prendere. È vero papà? Eh? A questa gli piacerebbe venire con il maestro. Oh! Perché lei è brava. Mi degusto questo bel caffè alla doc. Non corretto. È finita la grappa. Maledetta primavera. Jessica, papà, sì. Lei odora, ma non beve caffè. Sono le ore 7:30. Eventualmente non dovessi trovare niente, sarà difficile riprendere il sonno, però purtroppo ci farei la prova perché a Don gli è bella sa dopo. Buongiorno a tutti, i funghi li ho trovati, sono a meraviglia, guardate. Che bei funghi ragazzi, guardate. Di prima scelta. Funghi di prima scelta, guardate. Qui ce ne saranno un bel paio di chili alla doc, guardate. Alla super doc. Avete visto? Quanti funghi? Ora li raccolgo tutti questi qua. E in più questo qui ho preso. Madonna mia! Un bel pioppone questo qua, bello originale. Adrachiac! E come che mi sta bene oggi, guardate! Né? Mamma mia, è sì, ugaudi, ugaudi! A dopo. Madre, madre, madre. Ah. Questi sono i figli che sono cresciuti alla doppia. Se ne lasciavi più, due sono i punti. Guarda. Se ne lasciavo di più, due sono i punti, in che senso? Due sono i moli. O mi crescevano così. Ah! È la matematica. O se li prendevano. Perché stanno tutti a funghi. È una vergogna. È una vergogna. Praticamente, ragazzi, dove vado io? Non c'è nessuno. Allora, voi la procedura lo sapete, che mo' li pulisco, li lavo e li imbusto e li congelo.
Io lo sai che faccio? Vado su, mi vado a lavare e ci aggiorniamo più tardi per i prossimi video. Ma dai! Buongiorno a tutti alla Doc Cromo e buon lunedì a tutti. Ovviamente stamattina sono andato a fare i funghi e ora vi faccio uno spuntino, diciamo un aperitivo, ma dai, cotto e mangiato, uova fritte. Ma che? Ma che? Ora scendo giù e pulisco i funghi. Mangio anche a me, vado in questo uso. Mio padre non c'è, è andato a pagare dei versamenti. Male. Lo lavate mani? Male. Male. Mamma. Male. C'è un tempo di cacca. E giustamente quando c'è un tempo di cacca deve piovere. Ma dai! L'ambrusto mantomano doc. Beh, stinchiamo una femmina. Dai! Alla faccia di tutti invidiosi. Stamattina. Maledetta stinchiamo. Stamattina stavo tamponando una macchina. Meno male. Per non essere volgare, quella deficiente, anzi, quella deficiente della signora. Poteva ancora camminare, si è fermata. Mamma, meno male che ho frenato. Con quello dietro zittava, faceva sì. Le persone così facevano, la dovevo tamponare. Sono andato zitto. Come ho messo quella davanti, meno male che ce l'ho fatta. La signora poi ha visto che avevo difficoltà nel frenare, perché il motore che ho io frena a scatto, no? Come ha visto? Ha camminato. Come ha camminato? Per poco così non l'ho presa. Cioè, ma si può, si può. Se vedete quante bestemmie ho detto a quella là, ma dai! Là! Ai, ai! Sentite paura, via! Alla doc. Buonasera a tutti alla Doc Romolo e buon lunedì a tutti. Giustamente ci siamo, diciamo, ho riposato un po' e ora giustamente devo fare la cena, devo mangiare. E niente, stavo dormendo, giustamente ho fatto anche un bel sogno. Il mio sogno che ho fatto, una barca piena di tanti, tanto benessere, frutti di mare, poi e tante altre cose. E niente, io ora devo fare la mia cena, poi non si sa, più tardi, se ho fame, mi cucino qualche cosa e faccio una piccola diretta. Innanzitutto un saluto speciale al Doc, al grandissimo manager Alessandro Doc, Giampaolo Milano e tutta famiglia, un saluto speciale alla bellissima Linda Selvaggio, Pasqua Perrini, Anita Mega, Claudia dallo sguardo tenebroso alla Doc, poi salutiamo Antonio Cassano di Enziteto e tutta famiglia
e anche la bellissima Teresa, la ragazza di Antonio. E un saluto speciale, e poi basta, a Giuseppe Pochiero e Mattia Zambone. Poi salutiamo tutti i gruppi e specialmente il gruppo Madà. Bene. Stasera mi voglio mangiare queste belle braciole, guardate, con l'osso. Di maiale alla doc, perché voi sapete che quando le cose sono alla doc, niente saranno mai alla doc. Mate, 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 e show down! Quando la cosa è il golo, fa finta che va sempre avanti e dietro, maledetta primavera. Quando le cose sono il golo, rimangono il golo, è inutile. Sale, crudo e mangiato. Madre. Il nostro cornello. Alla doc. Ovviamente sta piovendo. Le previsioni chiaramente non si sbagliano, perché quando dicono una cosa la previsione, deve piovere. Purtroppo. Madre, madre, madre. È bello dormire il pomeriggio. E poi sono due cose uguali. Dormire la mattina o il pomeriggio, per me, quando sei. Voi dite, ma non ti fa freddo? È normale che mi fa freddo. Avevo la stufa accesa e qui ora fa caldo. Madre, un brindisi per tutti i miei discepoli delle tenebre e i gruppi specialmente, e anche le belle ragazze alla doc. Madre, facciamo fare sempre bollente, in modo di che la carne, quando viene messa nella padella, deve fare, si deve aggrandire, anche perché questa qui ora me la mangio, proprio la valgata e la gelata. Ma dai! Che la vuole di mangiare polipi, ostiche, tutto, Camerun, to, pesce crudo, dai! Ah, hai già sentito? Quando maledetta primavera, quando avevo un po' di soldi, giustamente avevo un po' di soldi, quando mi arrivano un po' di soldi, giustamente, maledetta primavera, prenderò mischiato tra pesce e carne, perché giustamente devo fare qualcosa, devo avere qualcosa di diverso per fare video. Magari! Come dai? Madre! Madre! Ai! Madre! Jessica, giustamente che dorme sempre, eccola qui. Bella, bella, bella. La mia amore. Stavi dormendo, papà. Vieni sul letto, che è più caldo. Vieni sul letto, papà. Vai. Bravo. Ah. Madonna. Dove qui?
ti manca una magia e non c'è. Manca il molto. Vabbè, oramai è passato. Consiglio speciale, consiglio speciale spiegatomi a capo treni. Giustamente qui manca il limone, nel violino non c'è, ma quello che stai dicendo io, maledetta primavera, maledetta primavera! E infatti non c'è. Maledetta primavera, però ho una cosa buona da mettere su alla dopo. Intanto lo facciamo cuocere un po'. Gli diamo mezzo caglietto in modo che cuoce un po' meglio, perché è doppio. Ecco qua. Madre, 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 madre. Andiamo. Non so se questo qua, questo praticamente, questa bottiglia praticamente c'era dentro il pacco che mi portò il grandissimo Giampaolo Milano, che, con le ostiche. Secondo me qua, questo è olio e limone, ma per sciogliere questo qua ce ne vuole, ma maledetta primavera. Accendiamo un po' la stufa, così vediamo se si scongela un po'. Maledetta primavera, maledetta. Maledetta primavera, maledetta. Accendiamo un po' la stufa, così vediamo se si scongela un po'. Maledetta primavera. Maledetta primavera. Ecco qui. Le nostre bracciole di suino. Che sono fatti, apriamo un po', forse un po' tolto, la puzza, un punto. Maledetta primavera, maledetta. Maledetta primavera. Che fretta c'è. Ah, ve la ricordate quella canzone di Maledetta primavera? Devo ancora scongiurare lei. Mannaggia. Deve scongelare. Questo è olio. Vabbè, vai, si incapito. Ci sono due. Dove? Ci facciamo dal 6. Non va la pena a fine. Maledetta primavera, maledetta. Maledetta primavera. Ah! Ci mettiamo Olesing Cocktail. Dove lì è? Dove lei? Dove lei? Dove lei? Qui a mangiare. Dai! Vieni. Oh, però faccio freddo. Usiamo la candy camera, eccola qua. Così. E andiamo, inizio alle danze. Madre, madre! Come odora! Alla doc! Sale! Ci metto prima questo qua dentro, vediamo com'è! Madre! Che dà un po' di acidità, come il limone! Ma che? Da brescello alla docca romolo, bracciole di suino, che suino voi sapete che è il maiale, cotto e crudo e mangiato. Che buono! Ma dai! Per me è naturale,
Sentavo il limone, va meglio. Maledetta primavera. E indovini pure. Voglio prima la can. Madre. Buono. Pagliate i capelli. Questo è l'osso di Roa Pippo, il cane. Oh, amico mio. Ma che? Ecco qua. Vuoi stare da posto? Come fuori? Ma dai! Cioè, ci rendiamo conto, qui passano ogni 5 minuti due treni. Ma ce la avevi? Madre! 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 Passano ogni 5 minuti i treni qui. Alla DOC! Alla Super DOC! Mamma! Cioè, qui ogni due minuti, tre minuti, ma ce la avere. Cioè, ma stiamo scherzando. Cioè, ma sono paura. Boh! 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 Ce la avere ogni due minuti. Primi ero ogni cinque minuti, dieci minuti, ogni mezz'ora. Mondo ogni due minuti, tre minuti. No, aspetta, un minuto no. Ogni mezz'ora un treno. Modo ogni due minuti, tre minuti sono un treno. Insomma, non ti faccio un po', non ti fanno dormire proprio, dai! Mi sono piaciuto anche al capo autista che mi guardava. E volendo, potevo dire, poi bomboloni. Chi è che ti ne chiamano te? Io sto facendo il video, il film. E comandavo, e non ho inquadrato, dai! Ma che? E com'è che si è mangiato? Che lungo l'uomo, ha giocato, ha lasciato il Oggi amico mio, il vicino di casa, Vito, Romo, oggi mi mangio due costate, una di maiale, come questo sto mangiando io, e questo vengono chiamate braciole, no? E una di vitello, pure io, tutte e due di maiale, ma dai! Ma si chiama a me, la carne di vitellino, di vitello, non già mi piace, forse perché è carne bianca. C'ho un po' la carne, maledetta, c'ho un po' la carne un po' sbiadita. Però è buono stesso, è costo, perché è vitellino. Madre! Buono il midollo. Pane bollente, si mangia con le posate. Io sinceramente mangiavo sempre con le mani.
Anche quando vado nei ristoranti a mangiare, il maschio mangio, non me lo frega mai. Dai! Madre! Perché mangiando con le mani? Madre! Madre! Si fa ancora prima. Mamma! Ai! Gettica papà! Bene, le vado a Pippo, la mangio tutti ieri. E poi mica posso mangiare l'osso. Madre! Bene. Bene. Oh, siamo a posto. Scusatemi. Poi la vincutare. Madre! Madre! Bene. Io... Oh, siamo a posto. Io vi ringrazio. Come sempre, potete vi chiamerò. La mia cena, la mia cenetta l'ho fatta, poi non serve più tardi, se più tardi, se mi mette fame, mangio. Mi faccio un bicchiere di vino. Un bicchiere, due bicchieri, perfetto, ne sai! Ne sai! Più tardi mi prendo una mezza bottiglia, e così faccio, una bottiglia e mezza giorno, buon fatto. A Cool the Prince, io vi ringrazio e vi auguro una buona serata a tutti e un buon lunedì a tutti. Alla doc, mi raccomando, chi non è iscritto ancora sul canale YouTube Alla Doc Olomo, iscrivetevi. Chi non è iscritto sulla nuova pagina Facebook Alla Doc Olomo, iscrivetevi. E chi non è iscritto ancora su Instagram Alla Doc Olomo, iscrivetevi. Vi voglio bene, un brindisi alla vostra. Non me la fai quasi qua a fare la bocchina. Nella mia teglia, ho fatto. Ari Cude Prince, un congiunto.